Amici di Teleponte, buongiorno, buongiorno, ben svegliati e bentornati a questa nuova puntata di Prima di tutto. Oggi, lunedì 15 settembre. Ci stiamo avviando verso la, la fine della seconda decade del mese di eh, settembre. Iniziano una nuova settimana. Quest'oggi, come ogni lunedì, andremo a parlare di sport, andremo ad analizzare un po' la situazione vissuta da eh, Teramo nel, e l'Aquila nel campionato di Lega Pro, da Giulianova, San Nicolò e da tutte le altre formazioni abruzzese del campionato di Serie D. Teramo che ha vinto eh, per fortuna sabato, nel, nell'anticipo del sabato, nella partita giocata sabato, in quella di Forlì 1-0, firmato dalla Padula. Una vittoria importante che ha permesso alla formazione di Mister Vivarini di ottenere i eh, primi tre punti in stagione. Ha vinto anche il San Nicolò in serie D 2-1 sulla Jesina. È andata male invece purtroppo per il Giulianova che ha preso quattro sberle, tutte nel secondo tempo, in quelle del Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto. Parleremo di questo e di tanto altro nella seconda parte della trasmissione con i nostri ospiti. Paolo Marinucci, eh, ospite fisso della nostra trasmissione, e Matteo Falzon, inviato del quotidiano Il Centro. Andiamo comunque con ordine e eh, analizziamo quelle che sono le previsioni meteo previste per quest'oggi, lunedì 15 settembre. Previsioni meteo che sono state curate dal sito meteoteramo.it. Come vedete nelle immagini, tanto eh, sole nella, in tutta la nostra regione, infatti, all'interno eh, dell'articolo leggiamo. Al mattino sereno su gran parte del territorio provinciale. Nel pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sulle zone appenniniche. Poco nuvoloso sulle zone costiere. Tra sera e notte variabile con deboli rovesci di pioggia lungo la dorsale. Sereno sulle zone adriatiche. Temperature in aumento. Massime comprese tra 24 e 27 gradi nelle pianure dell'entroterra. Tra 25 e 28 sulle coste. Venti ass eh, assenti o deboli settentrionali. Mari calmi. Adesso lasciamo le previsioni del meteo per quest'oggi, passiamo ad analizzare le principali notizie che sono quest'oggi in edicola, partiamo con il quotidiano, il centro, il centro che apre con la notizia principale dedicata al naso elettronico, arriva il naso elettronico, studio della Facoltà di Bioscienze per la qualità dei cibi. Questa notizia arriva da Teramo, sempre da Teramo all'interno della fotonotizia centrale. Vedete, fotonotizia dedicata alle, eh, alla zona a traffico limitato, alle telecamere. Le telecamere non fermano i furbetti della zona, delle zone a traffico limitato, i nuovi varchi per il centro. I primi giorni di funzionamento delle telecamere che presidiano i varchi di accesso alla ZTL danno un bilancio contrastante. Da una parte riferiscono i vigili urbani, gli automobilisti sono più attenti e guardinghi, ma dall'altra il numero delle multe è rimasto all'incirca lo stesso, quindi brutte notizie almeno per le tasche dei contribuenti. All'interno delle cronache andremo a leggere successivamente 1000 euro al mese, riabilitazione stangata sulle famiglie. Lungomare di Roseto invece le zebre pazze finiscono nelle aiuole. A settembre ad Alba gli hotel più economici di tutta Italia, quindi buona notizia per chi vuole trascorrere questi ultimi giorni del mese di settembre al mare. Uh, notizia invece dedicata alla cronaca nazionale terrore, decapitato l'ostaggio Haines Obama, distruggeremo l'ISIS IS. soccorso aereo si uh, alzano due jet supersonici i boati fanno urlare al sisma, per quanto riguarda invece la moto GP, intramontabile Valentino Rossi a San Marino Vittoria e show il caso invece, nessuno si indigna, Rom Cavalli e gara illegale, ma la società civile dov'è? Articolo eh, a firma di Roberto Raschiatore. Passiamo alle cronache della re nostra regione, le cronache, la pagina della cronaca abruzz abruzzese. I costi della salute. Riabilitazione. Ticket da oltre 1.000 euro al mese. Tra due settimane in vigore la compartecipazione per comuni o famiglie. Farina di Cisl. Chiede un rinvio al 1 gennaio per adeguare la rete assistenziale. Vedete una foto del Presidente della Regione Luciano D'Alfonso con l'assessore regionale Silvio Paolucci. Per quanto riguarda invece la ASL, corsi per operatori sociosanitari partiranno a gennaio i corsi di formazione per l'anno scolastico 2015 per 326 operatori sociosanitari delle ASL abruzzesi. Balducci. Entro 18 mesi nuova legge elettorale, questa riguarda la politica della nostra regione con Balducci del PD che appunto chiede una nuova legge elettorale entro i prossimi 18 mesi. Per quanto riguarda invece l'ambiente, fondi per la bonifica dall'amianto, la regione destina 4 milioni a edifici pubblici di comuni e provincia. L'assessore regionale all'ambiente Mario Mazzocca ha firmato un procedimento che stabilisce ulteriori 28 interventi di bonifica dall'amianto di strutture pubbliche, in particolare edifici scolastici e palestre. L'incarico Mascitelli lascia la eh, segreteria dell'Italia dei Valori. Il segretario regionale dell'IDV Alfonso Mascitelli ha lasciato con un anno di anticipo l'incarico di segretario regionale del partito. Vediamo se ci sono altre notizie dedicate alla cronaca della nostra regione. Capodogli, dubbio il legame tra la morte e le trivellazioni. Il patologo Mazzariol, nessuno studio lo ha mai documentato, più probabile l'effetto di sonar militari o di malattie comuni. Questa è notizia che è riferita allo spiaggiamento dei Capodogli, dei sette Capodogli sulla spiaggia di Vasto. I Capodogli sono animali che come tutti gli altri soffrono di patologie spontanee simili al nostro morbillo, al cimurro del cane anche se gli uomini a volte ci mettono lo zampino. Parla il presidente del PNALM Carrara, i mezzi di dissuasione per l'orso, chi vive nelle zone calde può chiedere i recinti elettrici. Quest'altra notizia dedicata all'ambiente, come sapete, con la morte dell'orsa in quelli di Pescasseroli. Lasciamo la cronaca regionale, passiamo a quella della nostra eh, provincia, quella di Teramo, l'Ateneo Teramano, tecnologie per la società. Arriva il naso elettronico per la qualità degli alimenti e il progetto su cui stanno lavorando i ricercatori della facoltà di bioscienze. L'apparecchio è in grado di accertare se un cibo è buono oppure no. Quindi buone notizie per quanto riguarda la ricerca. D'Ignazio del Nuovo Centrodestra, sbagliato chiudere il punto nascita di Atri. Questo è uh, il pensiero del consigliere Giorgio D'Ignazio del Nuovo Centrodestra. ZTL, lo dicevamo in apertura, le telecamere non fermano i furbetti. I vigili urbani: c'è cioè più attenzione da parte degli automobilisti, ma le multe restano le stesse. Articolo a firma della nostra collega Marianna De Troia. Giulianova, passiamo adesso alla cronaca della zona costiera: i terreni invenduti per pagare i 4 milioni del debito franchi il sindaco Mastromauro valuta l'ipotesi di eh, cedere le aree edificabili finite all'asta e mai acquistate da nessuno. Qui una foto appunto del Parco Franchi di Giulianova, l'esproprio costa oltre 4 milioni. Vico della Volpe, degrado dopo la movida. Vedete qui una eh, foto appunto di Vico della Volpe con lo spettacolo incivile che eh, viene appunto mostrato all'interno di, di questo piccolo vicolo del uh, comune di uh, Teramo. Tra l'altro vicolo che è sporcato da escrementi, tracce di urina, bottiglie rotti, terriccio, cartacce, bicchieri di, di plastica, davvero uno spettacolo indegno per una città civile. Sempre sulla costa, Alba è la più economica. Il turismo diventa low cost. Il sito Pronto Hotel ha comparato i prezzi degli alberghi nel mese di settembre. In questo momento nella località vibratiana risultano i più bassi di tutta Italia. Articolo a firma di Luca Tommasoni. Tomassoni. Pardon. Borgo Santa Maria di Pineto, carri, musica e tante persone alla festa dell'uva e del vino. Invece, a Roseto, le zebre pazze sul lungomare di Roseto, le strisce pedonali finiscono sulle aiuole o nei parcheggi, mettendo in difficoltà chi deve attraversare. Qui, nella foto, appunto un attraversamento pedonale che punta diritto all'interno di una aiuola. A Campli, festa per gli atleti di casa, campioni italiani di uh, bocce: c'è nella foto il team camplese che si è laureato campione italiano di bocce nella categoria C. Il capitano Luigi Chiodi, gli atleti Luigi Sorrentino, Alessandro Di Giovanni, Marco Melchiorre, Aaron Rocchetti e Simone Manes. Questi sono i nomi dei componenti del team che appunto ha vinto il campionato italiano di bocce nella categoria C. Lasciamo adesso la pagina di cronaca di Teramo, passiamo a quella di Pescara. Tira in molla sul corso. I residenti non va riaperto. Pescarese e turisti perplessi sul ritorno delle macchine nel tratto pedonalizzato. Otto mesi di lavori e tanti soldi spesi. Una contraddizione. Tornare indietro. Qui nelle foto vedete un, un paio di scorci di corso Vittorio Emanuele, come si presentava prima della riqualificazione del 2013 e così come oggi, quando i lavori di pedonalizzazione sono stati ultimati, il, il, il capo dei vigili, telelaser per chi supera i 30 km. Allora, nel taglio basso invece, anzi non, le notizie terminano qui, lasciamo la pagina Pescare, andiamo sulla costa di Pescara, sul, nella zona Meridionale del, di Pescala, ultimatum della regione, il governo si ferma su uh, Bussi, polemica sulla bonifica, il Ministero non avrebbe trasmesso all'Aquila gli studi, l'assessore Mazzocca, la riunione va rinviata, nel... noi comunque non ci uh, saremo, per quanto riguarda invece a Francavilla, torna in libertà la rapinatrice fuggita con il Rolex, a Montesilvano la fontana rotta da tre mesi. Montesilvano Futura, la struttura perde i pezzi e il comune tace. Da penne invece invalidi, pratiche in ritardo. Commissione senza presidente da un anno, arretrati e tempi biblici. Da Nocciano, tasse il Consiglio approva le riduzioni. Lasciamo la pagina di cronaca di Chieti passiamo a di, pardon, di Pescara. Passiamo a quella di Chieti. Incidente sul lavoro, coma irreversibile. Cade dalla scala e è clinicamente morto. Brutta notizia che arriva questa da Vasto. Il pensionato stava tinteggiando le stanze della parrocchia di San Paolo. I familiari autorizzano l'espianto degli organi. Aperta l'inchiesta, senza esito, l'intervento chirurgico nell'ospedale di Teramo. La procura sequestra i locali. Indagini da parte della polizia. Dal capoluogo teatino. Cantieri sulla provinciale chiusa da un anno. Maltempo e smottamenti. Frazioni e paesi isolati dal capoluogo dopo la frana di fine 2013. Articolo a firma di Francesco Blasi. Alimonti oggi vertice tra Regione Cisl Critica. Eh, Ortona all'incontro. L'assessore all Lolli sarà assente. Pescara nessuna strategia per cercare acquirenti. Cronaca dell'Aquila. Notizia, prima notizia dedicata a un fatto abbastanza spiacevole, rubati soldi e fedi a una coppia di sposi, nozze in pericolo, e questa è la domanda che si pone all'interno dell'articolo firmato da Claudio Lattanzio, sul Mona, svuotata la cassaforte nella casa della giovane, bottino di 25 mila euro, da denaro da poco ritirato dalla banca. Sempre da Sulmona, durante una manifestazione, tre asini in fuga nel centro storico lasciano il recinto di notte, recuperati dopo un inseguimento. Da Carsoli, invece, ladri scappano coi vestiti per i uh, poveri. Nel taglio basso, invece, punto da una Vespa, 67enne, rischia la vita. Carsoli era nell'orto. La moglie l'ha trovato svenuto, salvato dai volontari della Croce Rossa. Nel, nei riquadri invece di cronaca. Ladri di Caldaie allagano una casa a Tagliacozzo, una pista ciclabile per sviluppare il turismo montano. Lasciamo la pagina di cronaca dell'Aquila, saltiamo a pieppari quelle de dedicate le pagine dedicate alla cultura e agli spettacoli, passiamo alle pagine dedicate allo sport. Pescara e Lanciano, avanti tutta, gli addetti ai lavori su Biancazzurri, sono da playoff, la Virtus si gode, l'Eterno bastola. Per quanto riguarda invece il Teramo, dopo il successo di Forlì, il Teramo pensa a un rinforzo, può essere Calzi, attualmente svincolato ma ex giocatore del Ravenna. Mercoledì e domenica, l'Aquila, due sfide in Toscana per la svolta, nella foto... Il, vedete il presidente Corrado Chiodi e il direttore generale Ugo Mastro L'Aquila è ancora in cerca della prima vittoria stagionale. Serie D. Il Chieti fatris in casa nel derby col Celano. Crolla il Giulianova, Eccellenza. Colpo del Francavilla. L'Avezzano si inchina a sorpresa. Paterno cala il poker. Per quanto riguarda invece la promozione, l'ortona a punteggio pieno nel girone A sei squadre in vetta. Domani sera invece torna la Champions League con l'impegno della Juventus contro il Malmo. Mercoledì invece ci sarà Roma CSK di Mosca. Saltiamo le pagine dedicate alla serie A. Passiamo a quelle dedicate alla serie cadetta. Parola agli esperti. Il Pescara playoff obiettivo minimo. Allenatori, procuratori, opinionisti tv, ex giocatori e direttori sportivi in coro rilanciano la squadra biancazzurra. Intanto per quanto riguarda il notiziario è saltata la prima panchina in serie B. Arriva Sannino a Catania. Vukusic, intanto, per quanto riguarda il Pescara nell'allenamento eh, infrasettimanale della sua squadra, perdono nell'impegno in campionato della sua squadra, il Beveren ha eh, segnato. 4-1 contro il Bareghem nel posticipo il Vicenza è stato battuto 1-0 dalla Ternana. Gol di Avenatti a fine primo tempo. Vastola, la forza dell'esperienza fa volare il Lanciano. A 36 anni il Giolli Rossonero riesce a essere ancora decisivo. Virtus al quarto posto prima del trittico di gare ravvicinato. Per quanto riguarda invece la Lega Pro, il Teramo spezza il tabù. L'Aquila no, lo dicevamo appunto in apertura. Il Teramo ha vinto, ha preso tre punti importantissimi in quel di Forlì. Gol di La Padula 1-0. Il risultato finale. L'Aquila invece è stata fermata 1-1 contro il Prato Bianco Rossi galvanizzati dalla vittoria di Forlì, mini ritiro per il rossoblù, due volte in campo a, Pont a Pontedera in quattro giorni. Per quanto riguarda in casa Teramo, Mercato caccia un centrocampista, dovrebbe arrivare. Massimiliano Calzi, almeno questo è eh, l'obiettivo principale del DS Marcello di Giuseppe. Per quanto riguarda invece l'Aquila, Mancini torna nel gruppo, il difensore Maccarrone racconta la sua versione sul rigore dato al prato, Bocalonna simulato, non l'ho nemmeno toccato. Per quanto riguarda invece la Serie D, la seconda giornata del Girone F, Chieti viva la linea verde, i diciottenni Orlando e Carlini trascinano i neroverdi, il Celano va a KO, 3-0 il risultato finale. Ronci applaude i suoi, cresciamo giorno dopo giorno. Giulianova senza scampo. La Samb cala il poker, Giallorossi poco concreti e in difficoltà, puniti da un passivo troppo pes pesante, il tecnico è torre, determinante l'infortunio sul secondo gol, lì siamo crollati. Il San Nicola invece si impone sulla Iesina, 2-1, gol di Iabboni e Bisegna, inutile il gol della bandiera siglato al 94 da Traini sul calcio di rigore. La Miternina con un uomo in più non trova il gol a campo basso, in Molise finisce 0-0. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, Avezzano crolla col Francavilla, una doppietta di Lalli stende la formazione bianco-verde, incapace di reagire sul piano atletico. Poi vediamo nelle altre eh, notizie, Montorio paterno 0-4, manata al compagno di squadra, Montorio in 10, paterno fa poker, eh, clamoroso gesto violento di Ferraioli che finisce anzitempo negli spogliatoi ha dato una, addirittura una manata a un compagno di uh, squadra. Ci saranno probabilmente pesanti ripercussioni per il centrocampista ex San Nicolò. Uh, San Salvo bussa due volte per il cupello primo K in casa, tra Albes, Acque e Sapone e Pari, grazie a Mimola e Di Massimo. Andiamo a vedere quelle che sono invece le altre notizie per quanto riguarda il campionato di eccellenza. La Vastese non sa vincere, Migliani costrappe il Pari, Uh, Pigliacelli e De Santis fanno volare la torrese Il uh, Pineto va come un rullo Vasto Marina senza scampo Capistrello espugna il Petruzzi con un guizzo di Di Gaetano Il Borrello travolge il Sulmona Tra Orè e Di Properzio sono i bomber della partita uh, Per quanto riguarda invece il campionato di promozione furiano Notaresco, Trizza al Balzolano, Fani sorride Nel girone B invece Scioletti gol Castello KO La Virtus Ortona uh, fa uh, festa Qui si conclude la eh, rassegna stampa per quanto riguarda il quotidiano Il Centro, subito dopo la pubblicità, torneremo con la rassegna stampa dedicata al quotidiano Il Messaggero. Adesso un attimo di pausa. Torniamo in diretta, seconda parte della rassegna stampa, andiamo ad analizzare le notizie che sono quest'oggi in edicola con il quotidiano Il Messaggero eh, Abruzzo. La prima notizia, la notizia principale dedicata alla Honda, il rilancio passa dall'Abruzzo. Sono usciti venerdì i prototipi dei due nuovi modelli per il 2015, saranno presentati a Milano a novembre. Convention con 300 dipendenti da tutto il mondo, il manager vinciguerra, andremo oltre moto e eh, scooter. Di spalle invece i gruppi di lavoro non costano e il bello deve ancora venire, riflessione a firma di Camillo d'Alessandro. Dall'Aquila, puntellamenti, bando per la vendita. Potrebbe essere pronto per novembre il bando pubblico per la vendita dei puntellamenti post-sismici di proprietà del comune. Nella foto notizia centrale, Pescara, Taranto vince la regata della tradizione, Gonfaloni, Vasto e Martinsicuro sul podio. Taranto vince per la prima volta la regata dei Gonfaloni, battuta vasto in finale fuori dal podio le due formazioni di Pescara e sul podio sale Martinsicuro. Capodogli spiaggiati una task force per scoprire le cause. Anche esperti spagnoli al lavoro sui cetacei, Olivieri e Mazzardiol pareri contro sulle trivelle. Questa è l'emergenza che arriva dal mare Adriatico. Da Sulmone invece gli asini a passeggio come nel paese dei Balocchi. Chi se li è ritrovati davanti per un momento ha immaginato di poter scorgere in qualche vicolo del corridoio nobile della città, l'omino che portava Pinocchio e l'amico Lucignolo. Questa è un po' il, eh, diciamo, la descrizione abbastanza folcloristica che dà il messaggero sugli su asini che sono scappati da un recinto di una eh, casa privata e sono andati in, a spasso per il corso. Quindi attimi di buona uscita per questi. Animali. La storia, ferito dall'orso durante la fuga, ora chiederà il risarcimento. Per quanto riguarda la MotoGP, il, ciclista, il motociclista di Vasto Iannone ancora quinto a Misano nella festa di Valentino. Calcio di Serie D: Tris Del Chieti, il San Nicolò Va, Amiternina Pari, Giulianova, KO. Niente da fare per il Celano nel derby dell'Angelini, Giallorossi senza scampo a San Benedetto. Il San Nicolò invece abbia spiegato: è bel punto a campo basso per il team di Vincenzo Angelone. Passiamo alle pagine di cronaca dell'Aquila. False riparazioni di edifici danneggiati: quattro indagati. Notizia dedicata alla ricostruzione: insieme ad altre tre persone avrebbe simulato la riparazione di edifici danneggiati dal sisma, ottenendo per sé e per altri un ingiusto vantaggio. Questo è eh, capitato, nuovi guai giudiziari per l'imprenditore di Coppito, Carlo Ciotti, già indagato per un caso analogo ma molto più importante, assolto da un altro procedimento. Questo si legge all'interno dell'articolo a firma di Marcello Ianni. Di spalla invece Palazzo Pica Alfieri, oggi il via al restauro, alle 18 una cerimonia per inaugurare il recupero che terminerà nel 2017. Sempre di spalla Decathlon tentano di rubare nei guai tre... Ragazzi, Aquilani, tentato furto da parte di tre ragazzi, eh, le iniziali TO di 18 anni, SM di 19 e DCI di 20, i tre sono appunto finiti nei guai per aver tentato un furto all'interno di un negozio di abbigliamento. Vandali nel progetto case, auto danneggiate nei parcheggi. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti interni, ve leggiamo eh, nella pagina di cronaca interna. Appoggio Picenze, in breve. Incidente stradale, quattro persone tutte dell'Aquila hanno dovuto fare ricorso alle, alle cure dei medici del pronto soccorso a causa di un incidente stradale che si è verificato ieri mattina lungo la, stra la strada statale 17 all'altezza di Poggio Picenze. I motivi sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia che è intervenuta sul posto. Da eh, notizia che arriva dalla cronaca di Avezzano Sulmona, per la precisione da Pettorano, ferito per fuggire dall'osso, chiede un risarcimento. Di spalla invece, Cam di Pangrazio riscrivere le regole. Il piano CDA a 3 scelto dai sindaci e poteri ai dirigenti. Notizia questa che arriva da Avezzano. Di spalla, furto alla Croce Rossa, rubati i vestiti dei poveri. Notizia questa che arriva da Carsoli. Il giallo delle otto salme esumate e poi sparite. La protesta dei familiari. Non è chiaro dove sono le spoglie. Notizia questa che arriva da Tagliacozzo, si legge all'interno dell'articolo. A seguito del crollo di un muro furono spostate nel marzo 2010 lettera in procura. Notizia invece che arriva da Sulmona. Un picnic rilancia il parco fluviale. Nel Taglio Basso quattro asini fuggono dal recinto e vanno a passeggio in centro, lo abbiamo detto appunto in apertura, è accaduto a Sulmona. Per quanto riguarda invece... Eh, la foto che chiude eh, il taglio basso Abruzzesi a Bologna la maratona insieme a Morandi grande emozione per i podisti abruzzesi alla mezza maratona Rantanap 2014 di Bologna maratona lunga addirittura 21 km lasciamo la pagina di cronaca aquilana, passiamo a quella di Pescara Gonfaloni Taranto vince al primo colpo Vasto cede a testa alta nella finale, sul podio sale anche Martinsicuro questa è la sfida che ha riguardato la marineria a Pescara nel porto di Pescara. Le bombe del 43, fiori per i caduti pescaresi. Questo è il ricordo. Del, eh, appunto dei bombardamenti del 1943 di spalle invece stop agli straordinari a rischio le corse penne pescara rischiano gli studenti nuovo caso di gomme esplose l'avvertenza al GTM lasciamo la pagina di cronaca di Pescara passiamo a quella di Chieti, cetacei spiaggiati, task force per trovare le cause. Da Damo a Punta Penna un museo con i resti dei giganti del mare. Al lavoro anche biologi dell'Università delle Canarie per capire se l'embolia è stata procurata da un forte spavento. Nel taglio, basso, nel taglio di lato pardon, scivola dalla scala, muore sessantenne. Mascilli stava tinteggiando i locali della parrocchia. La Procura apre l'inchiesta. Notizia questa che arriva da Pescara, dove è morto purtroppo un 64enne originario di Carunchio. Il suo nome era Domenico Mascilli. Nel taglio centrale, invece, il rilancio dell'Onda passa per l'Abruzzo. Usciti venerdì, i prototipi dei due nuovi modelli saranno presentati a Milano. Articolo a firma di Mario Giancristofaro. Nel taglio basso, invece, lavoro condannati Comune e Provincia. Articolo. A firma di Gianluca Lettieri, per quanto riguarda invece la cronaca di Teramo, un mega parcheggio da un euro al giorno nell'area di risulta della stazione saranno ricavati 115 stalli. L'assessore Giorgio Di Giovan Giacomo contiamo di portare a termine l'appalto a ottobre e cominciare i lavori entro novembre. Arriva il maxi parcheggio da un euro al giorno nella zona della stazione che vedete qui ritratta nella foto. Piazza Martiri, l'aperitivo in strada con Aperistreet, grande successo per la manifestazione che si è tenuta sabato sera. Uh, di spalla invece arrivano in 50 al raduno delle Fiat 500, festa ai Portici, Falchi replica a Lega Ambiente. Notizia questa che arriva da Giulianova, sempre da Giulianova, ma notizia che riguarda la pesca. Vongolari ripuliscono il mare dal Cerrano, invece nessuna risposta. Rifiuti, deliberato l'acquisto delle buste per l'organico, sempre da Giulianova. Nel taglio invece basso, regolari le gare per gestire sia il Fiadini che il Castrum. Notizia questa che riguarda gli impianti sportivi del comune Giuliese. Per quanto riguarda invece. La Vibrata, nuovo preside per il liceo di Corropoli, la professoressa Maria, Pina, Maria Pia Silla e il nuovo preside del liceo scientifico Gabriele D'Annunzio di Corropoli, prende il posto del professor Lino Befacchia, che per quattro anni è stato il dirigente scolastico del Val Vibrata College. Passiamo alle pagine sportive adesso. Pescara è ora di vincere, il K.O. con il Bologna ha fatto suonare un campanello d'allarme, Baroni dovrà essere bravo a capire gli errori e a correggerli, da rivedere l'attenzione difensiva e la ricerca degli spazi nella manovra offensiva, ma la squadra ha saputo reagire. Come vedete un po' di differenza tra le notizie riportate dal centro che parlava di un Pescara da zona playoff e da quelle del messaggero che è un po' più critico nei confronti della formazione di Mr Baroni. Di spalla, venuti, non, non vedo l'ora di tornare. Per quanto riguarda invece le panchine, l'avevamo già detto. Via Pellegrino, il Catania va a Sannino. Per quanto riguarda invece la Moto GP nel taglio basso, Giannone: ottimo quinto posto nel giorno di Rossi. Bene il pilota Vastese nella gara di Misano, in classifica, è settimo con 92 punti. La visita al box di Andrea Pirlo. Quindi, un personaggio di spicco del calcio italiano, all'interno del box di Giannone d'Aversa. Lanciano deve ancora crescere, il giovane tecnico rossonero è ancora imbattuto, ma non si accontenta. Abbiamo tenuto bene in 10, ma sarà una lezione che tornerà utile in futuro. Il traguardo Aquilanti, 100 gare con i rossoneri, la rivincita invece di Vastola, cuole, cuore, polmoni e anche gol. Prima rete stagionale per l'esterno destro. 36enne ex Avellino Notaresco e Mociano non sbagliano un colpo in Eccellenza. Castellalto e Cerchio continuano a stupire. Morro d'oro bloccato. Per quanto riguarda invece la promozione Girone B, c'è cioè soltanto l'Ortona a punteggio pieno. Il calcio invece di Lega Proda del il Pinto. Basta processi. Il centrocampista dell'Aquila spegne le critiche. Abbiamo affrontato due ottime squadre come Prato e Ascoli. Il gruppo è tranquillo e concentrato. Dateci tempo di lavorare. I risultati arriveranno. Per quanto riguarda invece il Teramo, Speranza dice abbiamo ritrovato la fiducia, prestazione meno brillante ma stavolta il risultato era troppo importante, bene così, quello che conta nel calcio è il risultato e la vittoria finale. Per quanto riguarda invece il rugby, l'Aquila Rugby, Flammini che emozione debuttare in eccellenza, la salvezza sarebbe un segnale per tutta la città, questo è l'obiettivo individuato dal giocatore Aquilano. In Serie D invece Samb troppo forte, Giulianova si arrende e Torre secondo gol decisivo per il morale. Brutta batosta per il Giulianova che, ne becca, che becca quattro reti al Riviera delle Palme da parte della San Benedettese. Benissimo invece il San Nicolò. Bisegna e gli Aboni, San Nicolò quasi perfetto, battuta la Jesina 2 1, ma tante occasioni sbagliate dalla formazione di Mister Epifani. Calcio a 5: Pescara Ercolessi ci divertiremo sempre per il calcio a 5. Trofeo di Montesilvano vince la Quessapone. Vediamo se ci sono altre notizie. sì Chieti tre sberle al Celano. Tutto facile per i neroverdi di Ronci contro appunto, la formazione marsicana. A Campobasso invece una miternina indomabile 0-0. Ultime notizie dedicate al basket. Sharks idea, lestini. Asher ipotesi del taglio per lui. Per quanto riguarda invece la Proger. La Proger Chieti ora tutti gli occhi sono su Sollazzo. La Monica, mondiale, ok. Ora punta su Rio 2016. Nel taglio basso, invece, ultime notizie dedicate a pallanuoto e golf. Pallanuoto, pescare e bustino, grandi manovre. Per quanto riguarda invece il golf, Miglianico, tre grandi eventi. Bene. Si chiude qui la rassegna stampa del quotidiano Il Messaggero. Adesso ci prendiamo un attimo di pausa. Subito dopo rientreremo in studio e parleremo degli eventi dell'ultimo weekend sportivo con i nostri due ospiti, che quest'oggi sono Paolo Malinucci, ospite fisso della nostra trasmissione, e Matteo Falzon inviato del quotidiano Il Centro adesso pubblicità e subito dopo torneremo con il nostro salotto sportivo rientriamo in diretta, nel fuori onda si stava parlando di Serie A, adesso invece ci interessiamo di Lega Prolo andremo con i nostri ospiti di questa trasmissione buongiorno a Paolo Marinucci, ospite fisso della buongiorno, nostra trasmissione, buongiorno. buongiorno anche a Matteo Falzon eh, giornalista del quotidiano Il Centro, con voi andremo a parlare un po' di questi risultati che sono maturati nell'ultimo weekend sportivo. Partiamo subito dalla Lega Pro: è stata una giornata molto positiva per il Teramo, che ha vinto in quel di Forlì. Formazione Mister Vivarini è uscita dalla crisi, è andata un po' meno bene per l'Aquila, che è stata fermata 1-1 sul Prato. Matteo, ti volevo subito coinvolgere nella discussione. Il Teramo: tre punti importanti. Non è arrivata la prestazione perché magari stiamo vedendo intanto i risultati, non è arrivata la prestazione perché magari eh, la formazione di Mister Vivarini ha giocato la, paradossalmente la partita peggiore delle tre fino a questo momento delle tre giornate giocate fino a questo momento però alla fine sono arrivati tre punti e questo è quello che conta. Sì, nella partita di sabato era proprio questo quello che contava, perché per adesso era arrivata la prestazione ma non erano arrivati i punti. Siccome la classifica alla fine la fanno i punti, era veramente importante eh, sbloccarsi anche psicologicamente e mentalmente. Eh, dopo aver preso sei gol in due partite, nove, compreso quella di Coppa Italia, eh, aver chiuso la difesa imbattuta eh, anche da questo punto di vista, forse vale ancora di più dei tre punti. Eh, sicuramente si fa un bel balzo in avanti, soprattutto appunto da un punto di vista del morale, alla luce del calendario che presenta gare ravvicinate e soprattutto due turni eh, casalinghi. Gare ravvicinate, e due turni casalinghi: mercoledì alle 20.45 ci sarà Teramo Ancona, eh, sabato, eh, Teramo Gubbio. Un doppio turno interno, assolutamente da sfruttare. Stiamo vedendo intanto il prossimo turno. Vedete Teramo Ancona alle 20.30. Perdono, avevo detto in, pre in precedenza alle 20.45 in maniera erronea. Eh, Ponte Terra L'Aquila invece, questa volta sia alle 20.45. Questo è il prossimo turno. Eh, Paolo, dobbiamo, il Teramo deve sfruttare questo doppio turno casalingo? Assolutamente, il Teramo deve sfruttare questo turno casalingo che ha con l'Ancona, una squadra comunque. Ostica, difficile da affrontare, ma eh, il Teramo, diciamo anche in precedenza, anche Matteo diceva in precedenza, ha ritrovato il risultato e la voglia di vincere. Bene la difesa per la prima volta dall'inizio della stagione imbattuta. Bene la difesa, e diciamo ne ha pagato un po' le conseguenze, il gioco. Diciamo però se arrivano i risultati è meglio abbandonare diciamo, l'idea di gioco, il bel gioco, per, per una vittoria. Abbiamo visto con Pisa e Grosseto che il termo ha giocato molto bene, non ha meritato una così larga sconfitta, tutti e due per 3-1, invece a Forlì il gioco ha lasciato un po' a desiderare, o perlomeno è stato meno brillante del, del solito, però più incisivo, un, uno scatenato la padula che ha segnato un gol e poteva farne un altro, e per il Teramo meglio così insomma. Andiamo, andiamo comunque a vedere il servizio della, della gara del Tullo Morgani di Forlì, Forlì-Teramo 0-1, gol di Lapadura. Il Teramo conquista Forlì i primi tre punti della stagione al termine di una gara particolarmente difficile, anche se in realtà la formazione di casa non si è mai resa troppo pericolosa, complice anche un Teramo ben disposto in campo e molto più attento rispetto alle precedenti uscite. Le azioni da gol, soprattutto nel primo tempo, sono davvero poche, i capovolgimenti di fronte sono continui, ma né Serraiocco né il portiere di Casascotti sono chiamati a compiere grandi miracoli. Le immagini lo mostrano chiaramente, questa conclusione del numero 10 Petarino della Forlì, arrivato al dodicesimo, non impensierisce il portiere Serraiocco. Si fa vedere il Teramo con la Padula palo, ma il gioco era già stato fermato dal direttore di gara. Ancora Teramo pericoloso con questo tiro che in realtà finisce alla destra del portiere di casa. Al ventisesimo si fa vedere il Forlì, una buona parata di Serraiocco, ma anche in questo caso, come nell'azione precedente, il gioco era stato fermato dal direttore di gara. Serraiocco comunque presente. Teramo pericoloso con Di Paolo Antonio, probabilmente il migliore della sua squadra insieme alla Padula. Passano i minuti di occasioni da gol, non se ne vedono e dunque si arriva al quarantacinquesimo siamo già nel corso della ripresa, quando la formazione della Forlì riesce ad andare alla conclusione. Forlì che cresce con il passare dei minuti, anche se Serraiocco fa buona guardia. Minuto numero 49, Teramo pericoloso, con questa battuta da fuori il portiere Scotti ringrazia. E si arriva al sessantesimo, quando la Padula tira fuori dal cilindro il gol che regala i tre punti al Teramo. Gesto atletico perfetto, il portiere Scotti non fa nulla. Un gol così, quello di La Padula, merita assolutamente il replay. Teramo che deve gestire il vantaggio e ci riesce nel migliore dei modi perché tutti attendono la reazione della squadra di casa che in realtà non c'è. Questo è il tiro di Di Paolo Antonio al 68 minuto direttamente da calcio di punizione. Il Forlì ci prova, si fa vedere, e il numero 17 di Uric da poco entrato che cerca di intenserire Seraiocco, ma il portiere del Teramo è molto più attento rispetto alle precedenti uscite. Anche in questo frangente l'ex portiere della Brescia è attento nella rispinta e nel bloccare la palla a terra ma Poteva essere insidiosa. Si arriva all'85 minuto quando il Forlì continua a farsi vedere su sponda Teramo. Poi nei due minuti conclusivi, già in pieno recupero, due gramorose occasioni. Prima il Teramo potrebbe realizzare sempre con la padula il 2-0 ma non ci riesce, gol incredibilmente sciutato. Poi Perrotta rischia di complicare tutto con questo assist scelerato a docente che però è altrettanto scelerato e impreciso. Per il Teramo va bene così, la gara finisce, i tre punti arrivano e mercoledì sotto con l'ancona. Matteo, abbiamo visto l'occasione finale fallita da docente o azione peraltro nata su un grave errore di perrotta. Sarebbe stata davvero una sfortuna se il Teramo avesse preso gol al novantesimo in quel modo. Una beffa doppia perché era al novantesimo dopo aver creato diverse occasioni, soprattutto dopo aver divorato una palla gol praticamente una trentina di secondi prima. Eh, un errore sicuramente importante da parte di Perrotta, però anche l'immagine alla fine è stata significativa con tutti i giocatori del Teramo ad abbracciarsi e questo è sinonimo che le due sconfitte o comunque questo inizio stentato di campionato fino a sabato scorso non aveva minato eh, il gruppo. Eh, soprattutto ho visto un serraiocco carico, evidentemente eh, l'intervento di Mr. Vivarini in settimana ha prodotto gli effetti sperati. Nel ricordare che i nostri telespettatori possono interagire con noi attraverso il numero 340 118370, volevo chiedere a Paolo notizie sul calciomercato. In settimana è circolato il nome di Calzi. Che cosa eh, sai appunto al riguardo di questa trattativa? Si vocifera il nome di Calzi, Calzi che è un centrocampista esperto ha firmato, firmato in estate con il Vicenza, Vicenza, che è salito in Serie B, sarebbe dovuto rimanere il giocatore, la società però purtroppo e il tecnico non hanno puntato su di lui per, per fare questo salto in Serie B di, di qualità, lo hanno considerato un giocatore... Un buon giocatore, sì, ma uh, di categoria inferiore a quella, a quella cadetta E quindi è svincolato È ci sono... svincolato senza contratto È rimasto svincolato senza contratto ed è, ed è, E quindi il Teramo può, uh, diciamo, cercarlo In, uh, in questo senso E uh, ora c'è un SMS Intanto è arrivato un SMS proprio sul calcio mercato per Matteo Falzone Falzone, Falzone Ma chi ha comprato il Teramo? Mitico Matteo, sempre il numero uno Tanto sai chi sono Saluto Alessandro <ride> Vediamo se ci sono altri messaggi. Credo di no, andiamo avanti. Eh, dicevo, Matteo, si parlava di calzi come possibile rinforzo del Teramo. Secondo te è il giocatore giusto per questa squadra? È un giocatore importante. Eh, tra anche tu lo hai detto, credo stamattina proprio in apertura. Ha giocato con Ravenna. Ha vinto il campionato uh -huh. di C1 con il Ravenna, ha disputato diversi campionati di Serie B con la maglia della formazione romagnola. È un giocatore quindi sicuramente esperto. E comunque, se era in rosa col Vicenza, intanto. Già possiamo tranquillizzare i tifosi se dovesse arrivare lui. È un giocatore che arriva in forma, anche se magari Svolta può arrivare svincolato stiva. perché comunque era col Vicenza. Quindi, da questo punto di vista, può arrivare e mettersi subito a, a disposizione di eh, Vivarini. Credo che questa trattativa, al di là della società che non creda magari più in calzi per qualsiasi motivo, magari perché è salita di categoria, eh, può essere agevolata anche dal fatto che la Serie B ha comunque un numero di tesseramenti ristretti un numero di um, giocatori in rosa ristretti già da qualche anno vince questa regola quindi magari calzino di quei giocatori potrebbe andare in uscita o per far entrare qualcuno perché il mercato del Vicenza sta chiudendosi mm -hmm. proprio in questi giorni che ha avuto una proroga oppure perché comunque è magari la rosa po del po Vicenza era un po' troppo sì. ampia no. passiamo comunque alle note dolenti adesso diciamo note dolenti che arrivano dall'Aquila. Purtroppo la formazione aquilana è stata bloccata 1-1 sul uh, proprio campo dal Prato. Rossoblu che ancora non conquistano la prima vittoria stagionale. Andiamo a vedere il servizio sulla partita che si è giocata in anticipo venerdì La vittoria resta una chimera per l'Aquila e Prato. Al Fattori finisce 1-1 l'anticipo del venerdì tra Rossoblu e Lanieri, un pareggio che costringe entrambi gli undici a rimandare nuovamente l'appuntamento con i primi tre punti della stagione. Primo tempo soporifero, durante il quale le due squadre fanno vedere più calci che calcio. La prima vera occasione da rete capita infatti al minuto 29. Punizione dalla destra, colpo di testa di Dametto sul quale Zandrini si supera respingendo sulla linea. L'Aquila prova a rispondere. Al 33, Pacilli perde l'attimo sull'assist di Zappacosta, mentre quattro minuti più tardi ci prova Ceccarelli dal limite, ma la sua battuta trova Ivusic pronto alla deviazione in angolo. Tutto qui il primo tempo. Nella ripresa l'Aquila si scuote dal torpore. All'undicesimo il cross di Petrelli trova Scrulli pronto alla deviazione vincente, ma la sua rete è annullata per fuorigioco. Ancora tre minuti ed è il turno di Pacilli. Il suo diagonale viene respinto da Ivusic. Sugli sviluppi dell'azione Corapi spara fuori. Il Prato non ci sta e al sedicesimo risponde con Rikler. Il suo colpo di testa viene alzato in corner da Zandrini. Al ventunesimo invece, Pacilli pesca perna che non trova l'impatto con il pallone. Altri sei minuti e il Prato resta in dieci. A finire sotto la doccia per doppia ammonizione è il terzino destro Ghidotti. A questo punto, l'Aquila sfrutta subito la superiorità numerica. Sulla punizione seguente, infatti, Corapi calcia forte il raso terra. In area nessuno tocca. Ivusic si lascia sorprendere, così la palla finisce in fondo al sacco. Per il regista è la prima rete del suo campionato. Ma la gioia aquilana dura poco. 38, la difesa di casa infatti pasticcia. Sul lancio lungo Maccarrone stende in area Bocalon e fallo da ultimo uomo. L'arbitro estrae il rosso e sanziona il calcio di rigore. Dal dischetto Bocalon non fallisce. Il suo tiro spiazza Zandrini e si insacca sotto l'incrocio. L'Aquila, punta nell'orgoglio, si getta nuovamente all'attacco. Al 43esimo, San Domenico da fuori fa la barba al palo. Due minuti dopo, la solita punizione di Corapi si infrange sulla faccia interna del palo. Ma è tutto inutile. Finisce 1-1. I rossoblù incassano un punto e i fischi dei loro tifosi. E arriva il triplice fischio: Matteo, primi fischi per l'Aquila, ti aspettavi una partenza migliore dalla formazione di Pagliari? Beh, per l'organico messo in piedi dalla società con Ercole Di Nicola, capo dell'area tecnica, sicuramente la partenza migliore, soprattutto nelle gare in casa, perché diciamo, nella gara in trasferta ha affrontato l'Ascoli, che è sicuramente una delle grandi favorite per questo eh, campionato. Nelle gare in casa, invece, con Gubbio e Prato. Era legittimo magari aspettarsi sei punti eh, e ci sono state anche le occasioni già anche nella prima partita di eh, sfruttarle, che potevano essere sfruttate. Anche in questo caso il Prato ha pareggiato proprio nel eh, finale. Eh, però mi, mi viene da dire che siccome è una, eh, un caso che si ripete nel corso degli anni, L'Aquila in casa... Non si sa perché, perché adesso ancora sì. non siamo ai campi ghiacciati, ancora non siamo ai campi eh, magari rovinati dalla squadra di rugby. In casa fa un'enorme fatica, anche perché anche l'anno scorso i migliori risultati arrivavano fuori, fuori casa. casa. E' certo che la partita col Prato a quanto pare ha, ha dato dei segnali di eh, ripresa da parte dell'Aquila. Io personalmente eh, vedo però questa squadra un po' leggerina in attacco. O meglio, c'è Perna però come attaccante vero e proprio poi c'è un giocatore straniero che è una scommessa, che è attualmente infortunato poi tante mezze punte tipo San Domenico cioè una punta vera e propria non c'è, è stato venduto De Sousa che continua a segnare al Como forse un'altra un punta per per, in sostituzione di Perna l'avrei preso io non avrei tolto non avrei tolto De Souza. De Souza si fa senso. sentire. Quindi. Assolutamente sì. È un giocatore che anche l'anno scorso, magari un po' criticato, un po' beccato, quando eh, nella seconda parte del campionato stava un po' calando in fase realizzativa. Però è un giocatore che crea gioco, che tiene palla, che fa salire la squadra. Eh, il pallone quando è tra le gambe di De Sousa non, non lo sposti, cioè non glielo togli, assolutamente. Quindi è un giocatore fondamentale secondo me per, per una squadra e adesso si fa sentire. Sì, Paciglio è un buon giocatore, Perna sono, sono tutti buoni eh, giocatori. Il calciatore come De Sousa che ti fa fare il salto di qualità però è un'altra cosa, non è il giocatore di categoria. Non ci scordiamo che De Sousa viene dalla Serie A. Viene da campi molto eh, da palcoscenici molto più importanti e per una sua sfortuna si è ritrovato a ricominciare qualche anno fa eh, da Chieti, eh, dove ha fatto davvero degli sfracelli il primo anno eh, con, eh, con, eh, con la compagine Teatina, appunto. E quindi è tutta un'altra un storia. L'Aquila che comunque ha pareggiato questa partita contro un Prato fatta di giovani, di giovanissimi. Ci scordiamo che il Prato. Ah, è praticamente l'inter B, perché sono tutti giovani della primavera interista, e anche questi ragazzi si, si formano, ma stanno capendo piano piano che i campionati professionistici non sono i campionati primavera. Matteo adesso il calendario non è neanche tanto amico dell'Aquila, ci sono due partite esterne consecutive, entrambe. Sì, sullo curiosità campo. sullo stesso campo il Mannucci di Pontedera, prima contro il Pontedera, poi col Tutto Cuoio. Il calendario quindi non è proprio amico dell'Agui in questo momento, non è proprio amico perché ha queste due trasferte tra parentesi contro due squadre come Pontedera, che all'inizio del campionato, qualsiasi categoria faccia, è sempre un ostacolo eh, molto duro da, da superare. Poi il Tutto Cuoio, che è una squadra imprevedibile, ne sa è... qualcosa l'Ascoli? ha fermato l'Ascoli la settimana precedente aveva vinto 4-1 in casa del Prato e quindi è una squadra comunque imprevedibile viene dalla categoria inferiore come, te, come il Teramo però comunque è una squadra costruita per dar fastidio eh, da questo punto di vista magari può essere un, eh, un problema per l'Aquila però c'è il rovescio della medaglia come dicevamo prima che magari l'Aquila si esprime meglio in trasferta eh, e poi col fatto che si gioca mercoledì e domenica eh, il fatto di poter eh, giocare tutte e due le volte a Pontedera <ride> eviterà un doppio viaggio. La formazione aquilana, che credo rimanga in un risvolto positivo sì. in questo, in questo eh, diciamo, cammino del, che attende la formazione rossoblù, abbiamo parlato di tutto. Cuoio Ascoli, andiamo a vedere appunto le immagini della partita che si è giocata eh, sul campo di Pontedera. Partita che è terminata 0-0. L'Ascoli è stata salvata dal proprio portiere Lanni, che ha parato un calcio di rigore. Ma vediamo il servizio. Ascon impegnato sul campo sintetico dello stadio Ettore Mannucci di Pontedera per la terza giornata del girone B di Lega Pro. La squadra di Perrone se la deve vedere con il tutto cuoio. Qui c'è Mustacchio dentro per Perez, Devia in corner, Falivena, il vice capitano della formazione toscana. Sul fronte opposto c'è Cherillo in lotta con Pelagatti. Il pallone arriva con Ateo, occhio a lui, bomba da fuori che sfiora il palo. Il centrocampista africano, autore di una doppietta nell'ultimo turno a Prato. Quando la squadra di Albini ha trionfato per 4-1. Zanchi, ottima la sua prestazione, cross velenoso. In qualche modo si salva Lanni, partita equilibrata con il tutto cuoio che mette in mostra un'ottima condizione fisica. Al 28 Colombo di tacco per Cherillo. Parte un cross basso. Cinaglia, tocca con la mano. E l'arbitro Guarino indica il dischetto. Netto. L'intervento falloso del numero 6 bianconero all'esordio stagionale con la maglia del picchio sul dischetto si presenta Serrotti destro potenti l'Anni dice no con un bellissimo intervento distinto si salva la formazione Ascolana che deve dire grazie al 24enne portiere di Alatri stupendo il suo intervento 0-0 non si sblocca il risultato Lettore Mannucci conclusione di Colombo ex di turno buona la sua prova sul fronte opposto mustacchio Lavora un buon pallone, scambia con Perez, ancora l'ex Vicenza, cross basso, Berrettoni non ci arriva per un pelo. Meglio Lascoli nella fase finale del primo tempo, ancora Berrettoni, cross ben calibrato, fa Livena, anticipa anche il suo portiere Bacci, corner per gli Ascolani. Perez, un gladiatore, dentro per Carpani, parte un sinistro secco, intervento a respingere dell'estremo difensore. Del tutto cuoio, ancora Berrettoni con questa conclusione. C'è il numero uno, nero verde. Sempre il capitano bianco-nero, molto attivo in questa fase del match. Pallone di Addae, ancora lui. Destro chi si abbassa, ma non inquadra lo specchio. Il secondo tempo parte con questo calcio di punizione di Colombo, che si perde sopra la traversa. Lascoli prova a farsi vedere in avanti con Avogadri. Dentro per Perez, ancora una deviazione di Colombini. Ottima la prestazione dei difensori centrali del tutto cuoio. Colombo con il destro, lavora questo buon pallone, poi si porta la sfera sul sinistro. Nulla di fatto, Pirrone per Carpani che alza questa, questo campanile per Ruggero di testa. Pallone finisce out. Calcio d'angolo velenoso di Chiricò. Bacci in qualche modo, poi Mengoni non riesce a concludere. L'ultima chance per i bianconeri è sul sinistro di Chiricò. Calcio piazzato, ben neutralizzato da Bacci. Finisce 0-0, risultato giusto per un Ascoli che sale a quota 7 punti in classifica. Rientriamo in studio, lasciamo la pagina del calcio professionistico, del calcio di Lega Pro, andiamo ad analizzare i risultati maturati nel campionato di Serie D. Prima però un messaggio da parte di un nostro telespettatore, scusate una domanda, sono aumentati gli abbonati a Teramo o sono ancora a 250 con questi numeri da promozione? Non si va da nessuna parte, saluti Carlo. Per quanto riguarda le informazioni, quelle che sono le informazioni a mia disposizione... Fino a venerdì scorso gli abbonati a Teramo erano 299, quindi poco meno di 300. Non credo che siano aumentati in maniera esponenziale in questi ultimi giorni, quindi diciamo attorno ai 300. Sono comunque numeri. Eh, abbastanza eh, bassi per una eh, squadra che gioca in Lega Pro, su questo siamo assolutamente d'accordo. Per i tifosi, adesso. scusa, sì, eh, perché però, ieri è circolata questa notizia e tra parentesi dovrebbe essere sul sito tra oggi e domani, credo più oggi comunque, il sito della Teramo del Calcio, per i tifosi che vogliono andare allo stadio mercoledì c'è il bus Navetta, sì, Poi che parte dalla, sì. dalla Piazza eh, Garibaldi se mm. non vado errato, due corse per, appunto, per andare a seguire i Biancorossi allo stadio comunale di piano d'accio quindi tutti coloro ricordiamo questo, questo piccolo particolare tutti coloro che non hanno eh, l'auto a propria disposizione possono usufruire di questo eh, bus di questo servizio per eh, andare allo stadio comunale di piano d'accio andiamo comunque alla pagina di eh, serie D con i risultati che sono maturati nell'ultimo weekend questi risultati vedete la vittoria netta del Chieti nel derby con il Celano 2-1 bene il San Nicolò sulla Jesina male invece il, San, il, pardon, il Giulianova 4-0 al Riviera delle Palme 0-0 per la Miternina in quel di Campobasso andiamo comunque ad eh, analizzare adesso la classifica 6 punti la Maceratese al comando il, il Chieti e insieme alla San Benedettese il San Nicolò a 4 il 3 punti per il Giulianova la Miternina invece ne ha 4, anche la Miternina 0 invece per il Celano, all'ultimo posto. Eh, andiamo comunque a vedere i primi servizi eh, di, lunga, di questa lunga carrellata dedicata alla serie D. Partiamo con San Benedettese Giulianova 4 a 0 e San Nicolò Iesina 2 a 1 i servizi la Samba liquida con un rotondo 4-0, la prima pratica stagionale tra le Muramiche battendo con Merck in Giulianova arrivato a Riviera delle Palme con la chiara intenzione di limitare i danni. Dopo un primo tempo attento, però, gli abruzzesi hanno dovuto cedere nella ripresa alla supremazia della squadra, il Mosconi, che è riuscita a sbloccare il risultato con il gol del mattatore della gara Giordano Napolano, che tornava oggi a vestire la casacca della Sam dopo un anno. Grande entusiasmo sugli spalti con il pubblico che, per tutta la gara, ha tributato applausi a scena aperta al fantasista della squadra, il Mosconi, che ha ripagato con una doppietta i tifosi pesi il tecnico rossoblu doveva forzatamente rinunciare a Bomber Tozzi Borzoi ha piedato al giudice sportivo dopo l'espulsione di domenica scorsa da in cui la Sambas, seppur in inferiorità numerica, era riuscita ad acciuffare il pari nonostante fosse sotto di tre reti a 20 minuti alla fine. Stavolta Mosconi ha schierato da subito Baldinini, autore di due reti ad Agnone, mandando in campo nel consueto 4-3-3 full up in porta Botticini e Ballorani esterni di difesa con Borghetti e Pepe centrali, Borgese, Cichella e Baldinini a centrocampo e tridente attacco con Padovani, Di Paola e Napolano. Il Giulianova arrivava a Riviera dopo aver conquistato i tre punti tra le Muramiche amiche contro la Reganatese. con il tecnico e Torre che mandava in campo in un modulo speculare a quello rosso-blu falso in porta. Rosafio e Testoni esterni di difesa con Ferrante, Calabuig centrale, Raparo, Censori e Mariani a centrocampo, Mosca, Romano e Precchiazzi nel trio d'attacco. Dopo le fasi di studio iniziale è la Samba a prendere il comando del gioco e la prima occasione arriva dopo 7 minuti. Corner da sinistra in Napolano, la palla attraversa tutta l'area piccola ma Borghetti da due passi manca la direzione vincente. Ancora due minuti e la Samba va di nuovo vicina al gol. Punizione in Napolano, stavolta Pepe riesce a correggere verso la porta di falso, ma il portiere del Giulianova è attento e blocca in due tempi. La squadra rossoblu continua a mantenere l'iniziativa, ma il Giulianova è attento e cerca di correre meno rischi possibili così la Samba riesce a farsi di nuovo viva in avanti al 25 cross dalla destra dei Padovani di Paola ci prova di testa ma non inquadra la prova un minuto più tardi è Napolano a cercare la conclusione dalla distanza, ma la sfera sorvola di poco la traversa. Il gran caldo costringe ad abbassare i ritmi, così la Samba non trova spazi in avanti. Il Giulianova resta rintanato nella propria metà campo senza impensierire mai Fulop. E prima del riposo si rivede la Samba al 41 Botticini trova spazio sulla destra per il cross, pallone sul quale si avventa Baldinini. Che dal limite dell'area piccola cerca la deviazione di testa, ma non trova la porta. Nel recupero dei primi 45 minuti dubbi in area abruzzese, Botticini scappa sulla destra e mette ancora in mezzo dove Di Paola, strattonato da Calabuiga, due passi da falso, non riesce a colpire Pulito. protesta del centravanti rosso che si becca anche il cartellino giallo, poi si va all'intervallo. Dopo il riposo il tecnico ospite Ettore lascia negli spogliatoi per chiazzi sostituiti la sborgia ma la Samba parte subito forte per sbloccare il risultato e dopo pochi secondi Cichella in percussione conquista una punizione da buona posizione, lo specialista Napolano prova a sorprendere falso sul suo palo, ma il suo tiro finisce al lato di poco. Il Gelvianova prova a distendersi in contropiede ma al 54 esimo Romano viene fermato dall'ottimo recupero di Botticini prima del suo ingresso in area di rigore. Il gol è nell'aria e la squadra di Mosconi continua a spingere trovando il suo Vantaggio al 56esimo. Botticini sulla destra, tiene in campo un pallone che sembrava perso, controllo e fa partire un traversone basso che trova prontissimo. Sul secondo palo Giordano Napolano che da due passi non si fa pregare e col destro va a gonfiare la rete facendo esplodere di gioia il Riviera. Trovato il gol, la Samba rallenta il ritmo controllando il gioco, il tecnico ospite prova a cambiare qualcosa richiamando l'esausto Raparo per inserire Gianzante passando di fatto al 4-2-3-1. Poco prima Mosconi aveva richiamato Padovani sostituito con D'Angelo e proprio dai piedi del neo entrato arriva alla rete del 2-0 con il numero 20 che scende sulla destra al 75 e cerca il cross Testoni nel tentativo di contrastare. Il numero 20 rosso-blu devia la sfera che si impenna, scavalca falso, dopo aver sbattuto sulla faccia interna del palo si inzacca alle spalle l'incolpevole portiera abruzzese. Per il raddoppio della Sanda che ha un minuto dopo anche l'occasione per il 3-0 con Di Paola che si presenta solo davanti a falso, che è bravissimo stavolta a ribattere la conclusione del centroavanti rosso-blu sulla respinta. Baldinini prova a riva di Renato ma viene murato dalla difesa giallorossa. Il Giulianova prova a riaprire il match ma la retroguardia rosso-blu non lascia varchi, i ragazzi di Mosconi colpiscono ancora l'89esimo In comprensione tra Falzone e Calabuig su un cross senza pretese dalla sinistra di Paola non ha nessuna difficoltà a spedire in rete con il piattone destro andando a firmare il 3-0. Gli ospiti cercano almeno il gol della bandiera rendendosi finalmente pericolosi al novantesimo con un diagonale in corsa di Giantante che si perde di poco al lato sul rivaltamento di fronte la Samba mette il sigillo alla partita ancora con Napolano che si conquista una punizione dalla sua mattonella preferita e poi Beffa Forza con un destro a giro che si inzacca per la quarta volta nella rete abruzzese. Detta di Martova fischia la fine dell'incontro dopo 5 minuti di recupero con il pubblico rossoblu che può festeggiare la squadra di Mosconi apparsa già in ottima condizione. Grande qualità specie in attacco per i rossoblu che saranno sicuramente i tre protagonisti di questa stagione. Nel giorno della prima uscita casalinga in Serie D, la prima di due gare consecutive tra le Muramiche, il San Nicolò batte la Jesina conquistando la prima vittoria della stagione. Vittoria più larga di quanto non dica il 2 1 finale, partita dominata dagli uomini di mister Epifani, punteggio che poteva essere molto più ampio se solo l'11 Biancazzurro fosse riuscita a sfruttare appieno l'enorme mole di gioco creata durante tutto l'arco della gara. E dire che in avvio l'approccio migliore lo aveva avuto la Jesina, che già al secondo minuto era andata vicinissima al vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, Traini fa la torre per Marini, che da due passi incorna verso lo specchio di porta difeso da Digifico. La palla si infrange sul palo di destra, poi balla in aria, senza che nessuno riesca a trovare il tapin vincente. Fallita questa occasione, gli ospiti si spengono, lasciando campo libero al San Nicolò, che da questo momento in poi inizia a costruire occasioni da rete in quantità industriale. Al decimo, Petronio sfodera la battuta dalla distanza, ma Tavoni fa buona guardia e si rifugia in angolo. Un minuto dopo ci prova Stivaletta, ma la sua sberla dei 30 metri si perde di poco sul fondo. Ancora un minuto ed è sempre San Nicolò. Dorazio crossa dalla fascia destra per Tarquini che sotto misura viene anticipato per un soffio dalla difesa ospite. Al 28esimo invece ci prova Bisegna. Cambio di gioco di Dorazio per l'ex Avezzanese che da posizione defilata va alla battuta a rete. Sembra gol fatto ma Tavoni si salva con i piedi evitando la capitolazione della sua porta. Altri 4 minuti e sempre Bisegna in evidenza. Stavolta la sua conclusione finisce in rete ma l'arbitro annulla tutto ravvisando una posizione di fuorigioco abbastanza dubbia. Il gol comunque è nell'aria e arriva puntuale al minuto 43'. L'assist di Tarquini per Scagliaboni che brucia in corsa il diretto avversario e fa secco Tavoni con un preciso diagonale che si infila in rete grazie all'aiuto del palo. 1-0 si va all'intervallo con questo parziale. Nella ripresa il cliché della partita non cambia, la Jesina soffre, il San Nicolò crea gioco ma si mangia golfatti, come al secondo quando Micolucci cerca Tarquini invece di calciare in porta. Un gesto di altruismo di cui il difensore avrebbe potuto fare a meno. Un minuto dopo invece Chiacchiarelli a divorarsi il raddoppio. L'esterno fa tutto bene tranne il tiro, sul lancio dalle retrovie anticipa carnevali, dribbla Tavoni ma al momento del dunque cicca il pallone spedendolo fuori. Al settimo ci si mette anche la sfortuna di impedire il raddoppio del San Nicolò. La punizione di Iaboni colpisce in pieno il palo di destra di Tavoni. Il caldo e il valzer dei Cambi abbassano il ritmo dell'incontro. Si va avanti a fiammate. E proprio su una fiammata arriva il raddoppio del San Nicolò. Chiacchiarelli va via sulla destra, poi dal fondo rimette un pallone invitante per Bisegna che all'altezza del secondo palo non sbaglia. Per l'esterno ex Avezzanese arriva il primo gol stagionale la standing ovation da parte dei 400 paganti del Bonolis. Con il 2-0 la partita è ormai in ghiaccio, ma nel finale la Jesina ha un moto d'orgoglio e torna a farsi vedere in avanti. Al 47 il tiro di Lippo viene deviato in angolo da Digifico. Digifico che nulla può un minuto più tardi sul rigore di Traini, rigore assegnato per questo fallo ai danni di Strappini. Finisce 2-1, il San Nicolo festeggia, la Jesina non può far altro che rammaricarsi. Per fatto una grande partita, ci tenevo tanto a questa partita perché era la prima in Serie D. In casa, credo che la squadra ha dato una grandissima risposta. Probabilmente siete stati un po' troppo spreconi, avreste potuto chiudere la partita molto prima. Ma quello è un dato importante, relativamente perché credo che abbiamo creato tantissimo, abbiamo giocato bene, abbiamo avuto personalità nell'affrontare una squadra che questa è una squadra molto sgorbutica da incontrare. Forse il rammarico è quello che potevamo fare più gol, però sono contento della prestazione e del risultato finale. Mister Bacci, avete avuto un buon approccio alla gara, dopo che cosa è successo con il passare di minuti? Siamo partiti bene, abbiamo avuto un'occasione importantissima, penso dopo due minuti. Mi sembra che ci sia arrivato il portiere, abbia fatto un gran miracolo e poi per il resto eh, siamo stati in difficoltà per tutta la gara. È venuto fuori un San Nicolò importante, noi ci siamo un pochino allungati e non riuscivamo a pressare come siamo soliti fare. E sono andate male diverse cose, sia da parte degli esterni, sia da parte eh, un, po', un po' tutti sotto toni, i sottotonimi, ragazzi, quelli che solitamente fanno la differenza, oggi non l'hanno fatto. Matteo, per il San Nicolò vittoria meritata, vittoria forse troppo risicata anche alla luce di quella che è stata la mole di gioco prodotta dall'11 di Epifan. Sì, c'è stato San Nicolò, ha sofferto solo all'inizio della partita, al di là del palo colpito dalla Jesina, perché forse c'era un po' di emozione della prima eh, gara casalinga. Eh, ripetiamo sempre che il San Nicolò gioca a piano d'accio, però si esprime meglio al dino Besso però ovviamente quest'anno per motivi eh, di opportunità, di ordine pubblico, comunque giocherà sempre a piano d'agio ehm, poi si è sbloccata man mano la squadra, ha creato diverse occasioni sia nella seconda parte del primo tempo ma soprattutto ad inizio eh, riprese, sono state alcune occasioni davvero eh, clamorose a un certo punto c'è stata un po' di eh, trepidazione, come è stata la rovesciata del numero 11 eh, Trudo che ha lambito il palo alla destra di Digifico e quel quello era il segnale che la partita bisognava chiuderla per non essere beffati nel finale, quindi è arrivato quel gol da parte di Bisegna, però la vittoria è strameritata, complimenti all'allenatore della Jesina soprattutto per la disamina, non sempre gli allenatori a fine gara quando perdono soprattutto fanno una disamina del genere, invece è stata esatta, ha dato i meriti al San Nicolò eh, per una vittoria meritata, vittoria che in casa mancava dal 27 gennaio 2013. Stiamo parlando sempre di serie D, ovviamente. Quando il San Nicolò vinse 1-0 con la Recanatese, in assoluto in serie D invece mancava dal 28 aprile, quando il San Nicolò vinse in A casa della città di Marino nella stagione disgraziata che poi finisce Una data comunque storica per il San Nicolò è stata invece una debacle per il Giulianova, Ne ha subite 4 dalla San Benedettese Napolano super. Però probabilmente lì dietro bisogna rivedere qualcosa, soprattutto diciamo, nell'intesa tra difensore e portiere. Abbiamo visto, per esempio, l'occasione del gol, del terzo gol della Samba. Il grave errore, la grave incomprensione tra Falso e Calabui che tra l'altro è externo. Sì, ma io credo che <coughs> giocare in quei campi lì non sia mai facile, soprattutto per una squadra giovane come il Giulianova, poi con un assetto, eh, un assetto societario. Balla un po' se vogliamo <coughs> dire così è una situazione c'è un si... po' di confusione in questi ultimi giorni c'è stata un po' di confusione. Doveva arrivare il eh, tecnico eh, ex eh, aiutami Matteo Pomigliano, po se non ricordo male. Sì, Alfonso Pepe. S ah, Alfonso Pepe ex Pomigliano. Invece eh, è, è stato confermato il duo il, il, eh, to e Torre tor tor Tortorici, Tortorici. Sì, eh, questo è stato un po' il problema del Giulianova, secondo me. Eh, il Giulianova ha vinto quella prima partita con la Recanatese, se non sbaglio, 2 a 1 con quel calcio di rigore di Romano negli ultimi istanti del match. Una buona partita per il Giulianova. Io credo che una società, comunque eh, chiara, che ha le idee ben chiare, poi avrebbe preso comunque un allenatore per finire la, la stagione, non avrebbe continuato. con... Eh, il duo Ettore e, e Tortorici, tortorici scusate, e non avrebbe continuato con loro perché, comunque, sono, sono stati una pezza da mettere al momento dell'addio di eh, De Feudis, eh, sono, stati, sono stati una pezza da mettere eh, nella discussione tra i vari eh, dirigenti della società, eh, società Giuliese. Eh, purtroppo si è continuata su, su questa linea E perdere con la Sambelettese però ci sta Cioè nel senso andare eh, nel campo della Samb E perdere magari non così Anche perché gli, gli ultimi due gol li ha presi pure al 90 e al 93 esimo se, se non sbaglio segno proprio che eh, Segno di un crollo mentale la della squadra, squadra si è disunita nel finale Assolutamente, assolutamente sì tra l'altro ieri è stata la giornata del primo derby abruzzese, Chieti Celano 3-0, vittoria netta per la formazione di Donato Ronci che con 4 punti si è piazzata subito nelle zone nobili della classifica. A 4 punti anche la Miternina che ha pareggiato 0-0 sul campo di Campobasso, un risultato sicuramente importantissimo. A proposito di queste due partite andiamo a vederle entrambe eh, con i nostri servizi. Primo derby stagionale, primo successo per il Chieti contro il Celano. Finisce 3-0, prestazione maiuscola e piacevole dei Nero Verdi. Vittoria griffata dai Classe 96, doppietta di Orlando, gol di Carlini. Beata gioventù. Il Celano è poca cosa, meglio nella ripresa Marsicani grazie al dinamismo del classe 94 su Le Man inserito a centrocampo da Luiso nei secondi 45 minuti. Dirige Luciani di Roma 1 davanti ad una buona cornice di pubblico. Terreno di gioco in ottime condizioni. 4-3-3. Il sistema di Ronci con vano riferimento offensivo centrale. Sposito Orlando ai Lati. Torna del grosso dal primo minuto. Escluso per la regola degli under di Pietro che parte in panchina. Nel Celano non basta la qualità e l'esperienza di Marfia in mezzo al campo. Il passo delle due squadre infatti fin da subito appare completamente diverso. Andiamo in cronaca con le immagini di Settimio Berardinelli. Sblocca la gara Orlando al nono, conclusione Bassa e secca che fulmina Mabide. Il Chieti è bello propositivo e continuo. Minuto 15 esposito sinistro, out di un soffio, comunque applausi. Poi il duo Prinari Orlando regala emozioni. Dagli sviluppi dell'angolo nasce il 2 0 con lo stesso Orlando che manda la palla in rete. Orlando è inarrestabile. Numero sulla destra, assist per Vano. Il pallone deve essere solo accompagnato in rete, ma il numero 9 Nero Verde sciupa da 0 metri 0. Il Celano. Un sostanziale non pervenuto per l'11 Marsicano. Qualcosa cambia nella ripresa. Dentro sulle manne dal primo minuto e la qualità degli ospiti cresce. Il Chieti si accontenta, il numero 14 ospite fa un numero sulla sinistra. Schina è attento. Al ventunesimo esce Orlando con l'Angelini che si alza in piedi per applaudirlo. Spazio a Carlini che al 42 firma il terzo gol. Palla all'angolino basso e partita definitivamente chiusa. In precedenza, al minuto 35, Calabrese, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, spara alto da ottima posizione. Poi, in pieno recupero da calcio di punizione, Giron prova il numero da lontano. Amabile gli nega il gol in bello stile. Finisce così con un netto ed inequivocabile 3-0. Bene, benissimo il Chieti, che ora deve confermarsi già da domenica prossima. Male oggi il Celano, apparso lontano dalla migliore condizione. Con il tempo può e deve migliorare. Bello, continuo, propositivo, che ha costruito tante parle gol, ha giocato finalmente con il riferimento offensivo vero lì davanti, ne parlavamo a Termoli domenica scorsa, chi ti ha promosso a pieni voti lo diciamo? Sì, però non ci dobbiamo illudere, che è camminato lungo e noi abbiamo fatto delle cose importanti, abbiamo avuto un grandissimo approccio, però secondo me abbiamo ancora dei margini di miglioramento, nel senso che quello che facciamo bene a sprazzi dobbiamo avere la forza di farlo con continuità nell'arco di 90 minuti. E sono contento, ripeto, del, dell'approccio e dell'atteggiamento avuto in campo da parte dei ragazzi, quelli che sono entrati hanno dato un grandissimo contributo, quindi c'è da stare contenti e sereni però è normale che la strada è lunga e noi dobbiamo continuare a crescere perché il campionato è pieno di insidie allora, Un 4-3-3 classico, quello suo a me è piaciuto molto il lavoro di Prinari da mezzala con i suoi inserimenti che ha permesso sia da un lato a Esposito sia dall'altro a Orlando di avere ampi spazi con le loro puntate Noi andiamo sempre alla ricerca no? di liberare una mezzala tra le linee del campo perché la mezzala che porta palla tra le linee crea scompensi la squadra avversaria spesso è costretta ad uscire con un difensore e là dobbiamo attaccargli le spalle con... di 4-2-3-1 adattata diciamo... la mezzala che va a fare il fantasista il riferimento dietro la, la punta sì, però fondamentalmente sono tutte e due le mezzali che devono andare sempre al rimorchio della prima punta e trovarsi tra le linee e gli esterni devono essere bravi nell'uno contro uno a cercare gli spazi e andare a cercare il tiro in porta Esordio del campobasso in casa davanti al pubblico amico, finisce con uno 0 0 che lascia molto amaro in bocca. La squadra di Farina, infatti, eh, ha deluso a metà: nel senso che eh, per un tempo, ancora una volta, il primo non è riuscito a esprimere eh, davvero le proprie potenzialità, mentre invece nel secondo, pur restando in 10 per la doppia ammonizione di Gennaro quest'ultima davvero molto ma molto discutibile invece ha giocato decisamente meglio ha avuto le occasioni per avere su l'incontro anche però la miternina c'è da dire che non ha rubato assolutamente nulla e dunque alla fine il risultato di pareggio può essere anche quello eh, giusto nel campo basso si inizia con la formazione che tutti pensavano che doveva scendere in campo quindi Miani e Di Gennaro davanti con Cianci e Todino invece sulle fasce naturalmente il capitano e Antonio Minadeo per quanto riguarda la miternina che nella prima partita invece aveva battuto la Vispesaro per 2 a 0 c'è il tridente d'Alessandris Torbidone Gizzi che farà impazzire soprattutto nel primo tempo la retroguardia nel campo basso la eh, partita infatti inizia al quarto minuto con una discesa proprio di d'Alessandris per Gizzi che anticipa sul primo palo il, i difensori del campo basso ma la palla finisce fuori al ventinovesimo c'è un stop al volo e il tiro da limite di, di Gennaro la palla però va a Alta è la miternina, però, che gioca meglio rispetto al campo basso. In due minuti, a due occasioni molto importanti. Alla mezz'ora, contropiede velocissimo Gizzi Tormidone, con quest'ultimo che eh, si eh, defila un po' sulla destra e poi fa partire un tiro che finisce alto, ma è al 31issimo La clamorosa azione da gol. Sempre Gizzi ser serve Torbidone che se ne va via sul filo del eh, fuorigioco, va davanti al portiere Conti, ma il diagonale. Finisce fuori di un soffio nella ripresa il campo basso sembra partire bene a una grandissima occasione con Todino che praticamente calcia in piena area di rigore con il pallone che gli rimbalza davanti la palla finisce alle stelle al quarto minuto la decisione dell'arbitro Carella di Bari che farà imbufalire Farina di Gennaro già ammonito si scontra con il difensore di Ciccio sembra uno scontro fortuito di gioco per l'arbitro invece non è così seconda munizione dunque Campobasso in 10. La partita si fa in salita, ma nonostante l'inferiorità numerica, la squadra eh, rosso-blu gioca meglio. Vitelli, che è subentrato proprio nella ripresa al posto di Scende e Todino, è davvero molto frizzante. Al 29 si accentra, grandissimo tiro di destra, ottima la parata del portiere di Fabio. Un minuto dopo, ancora Vitelli di testa dopo un doppio cross. La palla però finisce alta quando il campobasso cerca, in tutti i modi, anche con la disperazione, di andare in vantaggio. però è la miternina che ha. Una grandissima occasione a 10 minuti dalla fine. Terriaca anche lui neo entrato si ritrova il pallone eh, sui piedi, dentro l'area di rigore, addirittura sul dischetto, tira però Sbilenco centrale, può parare eh, alla fine Conti facilmente. L'ultima occasione all'89esimo è per Miani che si fa vedere in una delle rarissime volte in questa partita. Il suo colpo di testa finisce però al lato di poco. Finisce dunque 0-0 fra Campobasso e Miternina. Miternina che continua la sua serie positiva un po' a sorpresa che è una squadra che si deve salvare per il campo basso, secondo pareggio in due partite. Ancora una volta. Una partita alle due facce. Primo tempo male, secondo tempo bene quattro punti per, in classifica per Chieti e eh, Amiternina. Matteo, ti volevo chiedere questo: secondo te il Chieti di Donato Roggi può ambire al primo posto? È una squadra quadrata, costruita con giocatori di categoria come Maschio, come Esposito. Eh, con attaccanti importanti, adesso sono rientrati Vano e Arcamone, è esploso Orlando. Quindi, da questo punto di vista, può essere una delle favorite, eh, magari anche se era l'esordio. Mi sarei aspettato qualcosa in più. A Termoli è sempre una squadra ostica. Termoli, eh, però, è una squadra giovane, molto ringiovanita rispetto all'anno scorso. Quindi, magari una squadra che vuole vincere il campionato, eh, quelle sono le partite che magari. Eh, può andare, deve andare a vincere eh, perché le squadre favorite a questo punto tranne la Maceratese rispettando eh, il pronostico sì, anche la San Benedettese che era partita malissima ad Agnone eh, ci sono due grosse delusioni il Fano e il Campobasso sperando che quest'ultima non si riprenda domenica prossima visto che giocherà a San Nicolò eh, per il resto sì, ma anche il Matelica però il Matelica è una squadra che deve ancora uh, trovare una quadratura e viene da un precampionato davvero pessimo perché in Coppa Italia per esempio ha preso 5 gol a Como c'è la differenza di categoria, però una squadra che vuole salire dalla D alla Lega Pro, magari può andarci in maniera molto migliore. Eh, una delle grandi sorprese invece è la Miternina, che la Miternina al di là dei quattro punti che potevano essere benissimo sei perché ha avuto diverse occasioni a campo basso, è una squadra giovane, eh, ringiovanita rispetto allo scorso anno che però, bene o male, grazie alla cura del mister Angelone, trova sempre un giusto equilibrio. Due battute velocissime per il Celano, ultimo a zero punti, delusione? Ce l'hanno? No, delusione no, perché comunque ha affrontato un inizio di calendario davvero difficile. La prima giornata della Maceratese, domenica a Chieti e domenica prossima è la San Bene È partito in ritardo, eh, quindi deve ancora trovare un po' il, come prima, gli equilibri. E non scordiamoci che comunque è un campionato di Serie D ed è sempre particolare, è. quindi ci possono essere sorprese dappertutto in ogni giornata. Benissimo, adesso lasciamo il campionato di Serie D, scendiamo nel campionato di eccellenza dove ieri si è giocata la seconda giornata, eh, andiamo a eh, vedere un servizio del campionato di eccellenza intanto ecco i risultati che sono maturati ieri con le sconfitte a sorpresa di Avezzano e eh, Renato Curiangolana entrambe in casa, 0-2 con il Francavilla per l'Avezzano, 0-1 per eh, l'Angolana con il Capistrello andiamo a vedere un servizio di questo campionato, il, lo 0-4 patito in casa dal Montorio con il Paterno vi mostriamo questo servizio per una curiosità, una particolarità. Ieri eh, è stato espulso un giocatore del Montorio, Emanuele Ferraioli, tra l'altro ex San Nicolò, perché in campo, Matteo, aiutami, ha eh, schiaffeggiato un compagno di squadra per la battuta di un calcio di punizione. Sì, al 17° e al secondo tempo c'era un calcio di punizione in... a favore del San Nicolò: 0-1. Praticamente con il punteggio, diciamo, ancora in equilibrio. Quindi, sì, perché eh... le immagini dimostreranno il Montorio. Non ha giocato affatto male, soprattutto all'inizio. Un errore difensivo è costato il primo gol, poi sullo 0-1. Quindi gara ancora più che aperta. Un calcio di punizione a favore è stato questo episodio. Le immagini non sono proprio chiarissime, però magari dopo lo spiegheremo. Benissimo, no, eh, questo è l'ultimo. Diciamo si chiude qui oh, la nostra okay. puntata. Subito dopo il servizio del Montorio ci sarà la sigla. Quindi ti ringrazio, Matteo, per aver. Cioè, sicuramente eh... è una cosa che non succede eh, tante volte, soprattutto maga perché magari denota una non uh, armonia all'interno del gruppo, uh, mi fa specie che, che non ci siano state gerarchie perché l'allenatore De Mondo De Amicis che da questo punto di vista è uno dei migliori per questa uh, categoria. Uh, la cosa che mi sorprende magari è l'espulsione dell'arbitro perché comunque sono due compagni di squadra, Io il regolamento sinceramente non so il regolamento io credo, prevede l'espulsione nel caso di litigio tra compagni il problema di Solari, è che non... a termini di regolamento l'espulsione c'è benissimo io Matteo ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, grazie anche a eh, Paolo Marinucci ospite fisso della, della nostra trasmissione adesso Montorio Paterno 04 vediamo questa espulsione di Ferraioli a noi ci rivediamo tra 7 giorni a presto Colpaccio con risultato roboante al Pigliacelli per il paterno di Mister Iodice. Gli ospiti infliggono una pesante sconfitta al montorio 88 di Di Amicis, che sognava sicuramente un esordio stagionale casalingo diverso dalla realtà. La cronaca dell'incontro si apre al minuto 6 quando l'estremo difensore ospite sventa un'incursione in area di Digiullo. Al minuto 11 è Potacchi a rendersi pericoloso col suo piede migliore, il sinistro, ma ancora Di Girolamo respinge il fendente. Tredicesimo, due minuti più tardi il paterno può ferire in contropiede. Ma Bolzan, solo davanti a Di Giuseppe, appoggia debolmente tra le braccia del numero 1. Al sedicesimo minuto c'è una punizione per il Montorio. Potacqui calcia in modo perfetto, ma per sua sfortuna la sfera non si insacca per questione di centimetri. Al minuto 28 la svolta per il paterno. La difesa del Montorio perde ingenuamente la palla sulla tre quarti. Bolzan si infila in area e con un tocco sotto batte Di Giuseppe in uscita. La cronaca del secondo tempo è quasi subito pro paterno. Bolzan al quinto serve Aquino, ma è bravo Aristeo in tekel ad evitare il tapin vincente. Al diciassettesimo minuto, salvati di Sulmona, espelle Ferraioli. Il numero 4, dopo un bisticcio con Potacqui, viene buttato fuori dall'arbitro. È l'inizio della fine per i padroni di casa. Al ventiquattresimo il paterno raddoppia. Aquino sfrutta a dovere un assist al bacio e di prima intenzione in fila di Giuseppe. 120 secondi più tardi Di Giuseppe è miracoloso su Bolzan, il portierone giallonero ci mette la mano ed evita il peggio. Al 41esimo il paterno dice 3, Bolzan serve l'indisturbato Iommetti che di prima intenzione batte di destro Di Giuseppe. Un minuto prima del fischio finale arriva il poker, Aquino si infila tra le maglie difensive del Montorio e vince ancora il duello personale con il numero 1 montoriese. Mister, i primi 25 minuti quasi perfetti, poi forse il non aver realizzato il gol del vantaggio ha, ha pesato molto sul risultato e dopo lo svantaggio però la squadra si è sciolta un po' come neve al sole. Sì, sì la disamina è giusta secondo me, abbiamo cominciato molto bene e potevamo passare in vantaggio. Va detto che loro sono un'ottima squadra, abbiamo sofferto un po' la posizione di Bolzana fra le linee, anche prima del gol c'era stata una visaglia, un'occasione sua nitida, abbiamo sofferto un po' quella posizione, però la squadra aveva, aveva fatto bene sinceramente. Nel secondo tempo uguale, siamo rientrati molto bene, l'abbiamo messo in lì, l'abbiamo schiacciato, il paterno effettivamente non riusciva a uscire fuori dalla sua metà campo. Poi L'espulsione di, 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 di Ferraioli ha determinato un po' il tutto. Gli ultimi 15 minuti, secondo me, non fanno testo perché ho rischiato il tutto per tutto, mettendo una squadra in 10 con spiccate eh, scada offensiva. Praticamente, e direi che non fa testo. 4-0 che fa male, prima in casa, insomma bruttissimo risultato, prendiamo di buono quello che c'è stato, ripeto, nei primi minuti della partita e nei primi minuti del secondo tempo, dobbiamo ripartire da lì anche se certi errori, praticamente con l'espulsione di Ferraioli l'abbiamo messa su un piatto, piatto d'argento, insomma non possiamo cadere in questi errori assolutamente, vabbè siamo solamente alla seconda, peccato perché ce l'abbiamo a fare bene, la prima in casa purtroppo è andata male, però ricominceremo dalla prossima. Sono soddisfatto della, della squadra e della prestazione perché abbiamo sofferto quando bisognava soffrire e poi siamo ripartiti bene, anche se ti dico che questa forse delle, delle partite ufficiali che abbiamo fatto fino adesso forse è stata quella meno bella a livello di gioco, però eh, le partite recenti abbiamo raccolto diciamo, di meno, invece oggi abbiamo avuto i tre punti. Però, ripeto, Oggi veramente ho visto una squadra che sta a soffrire quando deve soffrire e poi al momento di, che, che, che dobbiamo giocare palla a terra si è vista una, una squadra che comunque riesce a giocare palla a terra.